Benvenuti o bentornati sul mio canale YouTube. Se non mi conoscete, io sono Tania e su questo canale vi parlo di viaggi a lungo termine, viaggi in solitaria e viaggi all'avventura. Su questo canale oggi avremo un ospite specialissimo, si tratta di Arun, che su Instagram trovate come ThePositiV. Arun è un ragazzo italiano che è arrivato quasi un anno fa in Australia e che ha fatto un'esperienza molto particolare, cioè è andato a lavorare in miniera. E siccome so che il lavoro in miniera è un argomento che interessa moltissimi di voi, soprattutto per il lato economico, perché si sa che il lavoro in miniera è molto redditizio in Australia, ho deciso di intervistarlo per voi. Ciao Arun! Ciao Tania! Come stai? Vabbè, io e te una chiacchierata l'abbiamo appena fatta. Tutto bene, sono qua aperta adesso, fa caldino, Ecco. 36-37 gradi, Giusto un caldino. po' caldo. Diciamo un po' intanto chi sei, cosa ci fai in Australia. Sono partito dall'Italia, ho lasciato il lavoro, ho detto adesso voglio dedicare questa parte della vita mia per viaggiare. Allora sono Ok. stato in Africa per un anno, ho fatto il road trip da Cape Town fino in Etiopia, che è la terra di mio padre, dove è nato e cresciuto, che io non sono mai stato in vita mia. E quindi ho fatto questo viaggio africano alla ricerca delle origini, di capire un po' del sangue, da dove viene. È stata una delle esperienze più belle che ho fatto della vita mia. Mi ha fatto capire veramente, oltre al fatto che ho visto la famiglia di mio padre per la prima volta, però a parte questo ho capito che voglio coltivare questa cosa del viaggio perché mi aiuta tanto a crescere. C'è una crescita che è veramente veloce, è profonda, è forte. Allora ho detto adesso voglio fare solo questo. Quindi ho Solo fatto questo. questo viaggio, fatto solo questo, sì. Ho fatto questo viaggio in Africa, poi sono tornato e poi mi sono detto adesso voglio continuare a viaggiare, però le risorse economiche dove le troviamo, dove non le troviamo, c'è l'Australia. Tutti lo sanno. E quindi ho ripreso lo zaino, ho detto vai, vado in Australia, mi metto i soldi da parte e continuo a viaggiare come ho fatto in Africa. Quindi sono stato qua in Australia in un anno, e sono arrivato a risorse economiche a zero, ma zero per veramente, e non per Ah, così. proprio alla Sì, quello che mi ospitava, brutta. l'amico mio, mio fratello, che mi ospitava, mi ha detto ti presto anche 50 dollari, ci compra da mangiare, compraci quello che vuoi. Quindi E proprio a zero, eri. ci ha comprato lo zaino per fare le delivery con la bicicletta. Allora ho cominciato a fare le delivery e gli altri ristoranti mi hanno chiamato. Piano piano ho detto voglio fare construction. Così ho cominciato a fare la white card perché non c'avevo neanche i soldi per fare quello. Piano piano ho fatto la white card. La Per wildcard, poi tra sentire. parentesi, scusami, Vai, spiega, specifichiamo, spiega. Sì. è tipo una specie di corso online che tu devi fare per forza prima di poter lavorare in construction. Sì, Ecco, che quella è ma che valida senza. però in Australia, giusto? Sì. Perché senza di quella non. Quella è la Non base. lavoro. La base, la base, la base. E poi sentivo che insomma, sta Australia c'ha molto di più da dare, che anche construction comunque sia pagano bene. Vai a lavorare per 30 dollari l'ora, lavori 8 ore al giorno. Il mood del lavoro è completamente differente dall'Italia, molto chill, c'è la pranzo, lo smoco che è il break, che da mezz'ora diventa 45 minuti, la pausa pranzo da 45 minuti diventa un'ora, è tutto molto chill. Sì, E tu come ti è anche venuto in mente di fare le miniere? e no, una ragazza me ne ha parlato e mi ha detto insomma che lei lavorava a miniera e tutto quanto. Allora gli chiedevo ah, ma com'è sta miniera? E ha detto guarda, queste miniere funzionano così, voli per andare al lavoro, infatti si chiama fly in, fly out. E prendi proprio l'aereo da Perth, dalla città principale, prendi l'aereo e vai sul. È proprio deserto, diciamo. Sì, è una specie di deserto. Sull'outback ci stanno sti turni di 12 ore al giorno e durano 2 settimane. Poi dipende dai roster, si chiamano. Ci stanno da 2 settimane, 3 settimane, una settimana, quello che vuoi. C'è il turno di giorno, 12 ore, dalle 6 alle 6. Poi c'è il turno di notte dalle 6 di sera alle 6 di mattina e si ricomincia. Pom, 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 pom. Poi dopo 2 settimane finisci, tutto il gruppo va a casa, il gruppo nuovo arriva, dà il cambio, pom, 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 gira, gira così. Cioè, Ah, non ok, si ferma quindi mai, non mai, 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 mai. dipende anche da cosa fai, cioè ci sono diverse mansioni. Allora, in miniera non ci sta un lavoro solo, ci stanno tanti lavori. Quindi uno prima di partire deve capire che lavoro vuole fare dentro la miniera e più che altro da che parte vuole andare.
perché ci stanno due parti. Ci sta la parte, quella utility, che si occupa della cura dei minatori, di dove dormono, dove mangiano, tutto quanto, quindi rifanno le camere o aiutano in cucina o fanno i tavoli, tutta la parte che non è dentro la miniera ma è al campsite. Questa parte è meno pagata, penso che all'incirca non più di $35, più o meno tutti $35 così all'ora. Però l'ambiente è pulito, questo va detto, cioè non è che ti sporchi o respiri la polvere come quando stai in miniera, semplicemente fai il lavoro come se fosse, che ne so, al ristorante o al bar qua, solo per 12 ore. Solo che sei in mezzo al nulla. E in mezzo al nulla, sì. Le miniere comunque sia, che sia dei ferro, che sia le Goldfield, che magari ci stanno più acidi, ci sta sempre qualcosa che ne è molto salutare. E per questo anche che pagano parecchio, oltre al fatto che la paga è alta perché stai lontano da tutto. Quindi sta parte più pulita, che è anche più facile entrare, la maggior parte delle persone va a fare questo utility perché c'è più giro, è più facile entrarci. E invece c'è la parte, quella dentro la miniera, che lì proprio te puoi sfantazzare, nel senso ci stanno tanti tipi di lavori e veramente più te vuoi spingere oltre, se le paghe vanno schittano. Sì. Quindi capi che lavoro vuoi fare, una volta che hai capito, vedi che ticket servono, perché la maggior parte dei lavori richiede dei ticket. Fai quando ticket, dici ticket, ticket sono dei corsi di specializzazione per quel determinato tipo di lavoro. Qualifiche, sei qualificato per fare quel lavoro. Detta così sembra una cosa grande, però quando vai a fare questi corsi e tutti passano, non boccia nessuno. Okay. Questa è una cosa che mi sento proprio di lì, perché anch'io ero spaventatissimo, ogni volta perdevo cose, madonna, il test, 10.000 domande, roba, però comunque ti aiutano sempre. E un'altra cosa che mi sento di lì, per tutte le persone che ancora non stanno in Australia, consiglio vivamente di venire qua e poi vedere, chiedere, informarsi, perché informarsi da fuori, già uno non si aspetta come l'Australia, figurati come entra in miniera. Quindi uno arriva, e consiglio ovviamente di andare in ostello, perché in ostello le informazioni si spargono in niente, quindi nel giro di pochissimo già saprai tutto. Quindi cercare lavoro dall'Italia non ha tanto senso. No. Se io penso al minatore, penso tipo alla caverna con l'allumino col piccone che deve andare dentro a cercare le gemme, capito? Come si vede nei cartoni animati. No. Non è così, ecco. Non spieghiamo, così, assolutamente. Spieghiamo cosa fa il minatore nel 2023. Allora, dentro la miniera dipende. Intanto che miniera? Io parlo per le miniere che sono stato io, però in generale più o meno tutti uguali. Io sono stato alle Iron Ore, la miniera di ferro, e quindi dentro sta miniera io ci andavo a fare shutdown, in poche parole quando la miniera chiude e vanno a fare manutenzione per tutti i pezzi, tutte le cose. E quindi tutte le tipologie dei lavoratori, io ero scaffolder è quello che fa i ponteggi, quelli metallici, poi la gente sale sopra, e chi salda o montano i pezzi, così. Io costruivo solo queste cose, le costruivo e le smontavo. Secondo me è uno dei lavori, rapporto, i soldi che ti danno, l'esperienza che ci vuole, la fatica che è il top, perché io veramente, sì, $55 l'ora sono andato là. Sti cazzi. Cioè, l'ho fatto qualche mese prima in città e sono andato là e $55. Ah, ok, quindi tu magari avevi già esperienza in construction? Sì, ma qualche mese, capito? Non è che serve una scienza. Ho conosciuto tanta gente che ci è andata anche così. Ok. Senza esperienza, insomma. Impari. Il bello delle miniere è che i ritmi sono molto bassi. Lavori 12 ore, però i ritmi sono bassi perché puntano tanto sulla sicurezza, quindi nessuno si deve fare male. Ci stanno altri lavori, che ne so, meccanico, però ci deve avere un po' di ticket, un po' più di ticket. Ci sta, che ne so, rigger, è meno manuale, ti sta un po' più con la radio. Rigger? Sì, rigger. Cos'è rigger? Rigger è colui che con la radio direziona, insomma, e aiuta il crane operator, quello che usa la gru, a posizionare il carico. Quindi è il lavoro che non è fisico, è ben pagato. Okay.
però il lavoro abbastanza solitario. Quello che facevo io era bellissimo, che era teamwork, minimo 4, e andavo sempre con lo speaker, musica, si monta, si ride. Dai! Sì. Ah, vabbè, quanto ti pagano? L'abbiamo detto, più o meno il range dipende da, ah, sì, da quello, sì, che... Dipende da dove vai. Se stai in ambito utility, si aggira intorno ai 35, non di più né di meno, più, bene o male sotto quello. Invece se vai nell'ambito minerario, parte da 35 e può arrivare fino a 60-70 dollari l'ora, dipende che lavoro fai. Ieri ho chiesto ai miei follower se avevano delle domande da farti. E una delle domande che è uscita è: riesco a trovare un lavoro in miniera anche senza dire cavolate sul resume? Che ci può stare come domanda, nel senso che uno che arriva dal nulla, senza esperienza, senza magari ha fatto tutt'altro nella vita, deve per forza dire cazzate per trovare un lavoro in miniera. Allora, sarò un sacco troppo diretto. Vai, dici. È un gioco, no? E ogni gioco ci hanno delle regole, ognuno gioca un po' come vuole. Però se sto gioco tutti giocano in un determinato modo e te vuoi fare quello bravo, quello preciso, e tutti giocano in un altro modo, al gioco non vinci, cioè giochi, partecipi, però ti passano tutti così, capito? Io non dico, io non ho mai inventato niente, l'ho solo pompato un po'. Ho fatto un po', sì. Ho fatto 2 mesi di esperienza in città e ci ho messo che... Ho fatto un anno in Australia, un anno in Italia, era 2 anni di esperienza, ero pompato un pochetto. Certo, alla fine ho visto com'era il lavoro e questa attitudine veramente che c'hai voglia di lavorare, vedi com'è, poi ti rendi conto, il lavoro quando è quello. È quello che ho sempre poi predicato anch'io, nel senso, se tu ti senti che sei preparato e che sai fare un lavoro, anche se non c'è scritto sul resume o se magari non hai l'esperienza per farlo, la mia esperienza, io non avevo mai fatto il lavapiatti, però ho detto, io lo so che so lavare i piatti, cioè non ci vuole un genio, sempre fatto, cioè figurati se non so lavare i piatti. E quindi anche lì ho detto una cavolata dicendo, ho esperienza, mi hanno preso, il lavoro lo sapevo fare, fine della storia, ecco. Quindi se, a meno che non dici, ah, io sono chef, so fare questo, non è vero, è chiaro che ti sgamano in pieno. Quindi se pensi di riuscire a fare un lavoro, secondo me, vale la pena. Le miniere è uno di quei settori dove, cioè, la gente cambia continuamente, o devi proprio essere fortunato che magari uno se ne va? Come funziona? No, funziona, che del lavoro veramente ce n'è tanto. Comunque sì, c'è abbastanza giro. Poi quindi le opportunità ce ne sono sempre, bene o male. Esatto, okay. Le opportunità ce ne stanno tante, ce saranno sempre. Tu lavoravi anche di notte o solo di giorno? No, io di notte onestamente non mi piace lavorare. Ho fatto tante esperienze e ho capito che la notte è fatta per dormire, anche se pagano. Semplice, ma... Hai ragione anche te. È così. Anche se pagano di più di notte. Immagino, ho capito. Ma quindi invece, perché io quello che sapevo era che si andava più che altro per agenzie, cioè che tu non ti inventavi di applicare da solo, invece mi sembra di capire che puoi fare anche in autonomia. Tu hai avuto esperienze, cioè, con agenzie? Agenzie in che senso? Tipo agenzie di collocamento. Sono le agenzie che ti trovano il loro lavoro, cioè tu vai lì, gli dici, io sto cercando lavoro in miniera, e poi quando esce un lavoro ti chiamano. Cioè che non sei tu ad applicare direttamente. No, comunque si applica direttamente alla compagnia. Cioè, il sito web... 90% delle compagnie, perlomeno queste minerarie, hanno il sito web, quindi vai là, scritto career, e applichi, insomma, ci metti il curriculum, le cose, e poi ti chiamano. A me ben 2 volte mi hanno mandato la risposta dicendo we are sorry, but there is no opportunity. No, e invece la terza volta, great news, andiamo! Dai. E dopo mi hanno chiamato. E questo perché anche il curriculum, anche un pochetto l'avevo cambiato, tutto quanto. Ok. E poi ti fanno le fasi, le visite fisiche. Quindi devi anche dimostrare di essere in buona salute, immagino. Sì. È un po' come l'esercito. Però va bene, mi hanno fatto fare il piegamento.
i piegamenti, le cose. Poi quando sono arrivato in miniera ho detto, ma questi come fanno a fare i piegamenti nelle panze così? No, però... aspetti, ti hanno fatto fare le flessioni? Sì, ho fatto... adesso mi ricordo, no, questa cosa mi ha fatto un sacco ridere. Spiegami, raccontaci del processo di reclutamento, si dice in italiano. Sono andato a fare sto recruitment, la prima cosa è scontato, ma è il drug test. Adesso le dico chiaro tondo, chi va a miniera è Lindo. Niente erba, niente cose strane. E poi queste che mi hanno fatto fare, prima di tutto i piegamenti. E la tipo mi fa, sì, mi fa adesso piegamenti, 20 piegamenti. Addirittura? Sì, no, io ho detto, guarda, 20 piegamenti, li faccio, nessun problema, ma secondo me sono un po' tanti, dicevo, no? Sì, ma questo, so dei valori, così, no? Questo fa 20 piegamenti, pam, questa è una cosa che proprio mi è rimasta impressa, pam, 20. Incredibile. Comunque devi essere in forma, dai, non puoi essere... Sì. Non esageratamente lesi, ecco, non esageratamente. Ok. E poi, vabbè, che hanno fatto le visite degli occhi, dell'udito, ti controllano un po' tutto. Ah, dopo di quello, induction, è un'altra fase noiosissima quella, che in poche parole devi ascoltare tutte le cose della sicurezza e... È una fase molto lunga, noiosa, però ovunque vai ci saranno un sacco di induction e vi ricorderete e penserete, ah, Ron, quando parlavo induction, che erano noiose. Quindi praticamente, cioè, la tua giornata tipo, cos'era? Ti svegliavi tipo strapresto, immagino? Questa è acqua, niente. Non è droga, specifichiamo. La giornata tipo mia, io mi allenavo prima del turno, quindi mi alzavo alle 3, è pesantina, però con l'energia, con l'entusiasmo che c'hai, è molto più facile di quanto si pensa dirlo adesso. Quando sei là è un po' diverso. È facile entrare in routine perché non ti distrai da niente, cioè stai solo là, un po' andando in giro, un po' l'unica cosa è il telefono che ti puoi distrarre, se no non puoi fare nient'altro, capito? Alzavo alle 3, svegliavo così, facevo la doccia fredda, prendo una botta di vita, andare all'allenamentino, mezz'ora perché sennò di più non c'è tempo, poi rientri, ti prepari, colazione e poi c'è il pullman, dipende quanto è lontano dalla miniera, dal campsite, quello che ti dicevo prima, ma dentro la miniera. Ecco, frena un attimo, tu vivevi, cioè mentre sei lì, dove vivi? Vivi in, tipo, hai la camera privata, poi sei... Privata. Camera privata, piccolissima, ma guarda quanto l'ho apprezzato quella cosa. È piccolissima, però non ti manca niente. C'è proprio, c'è tutto. Che ne so, se è troppo caldo c'è l'aria condizionata, anche se mi piace, però comunque sia, quando fanno 40 passa gradi, vedi che l'accendi. Vedi che l'accendi. Poi c'è tutto. Sei su sto campsite dove c'è la palestra, c'è la maggior parte, c'hanno la piscina, poi c'è la dove si mangia. Ma è tipo una mensa? Sì, è tipo una mensa, però è tipo una mensa bella, una mensa a metà tra mensa e quando vai fuori a mangiare, sono belli i posti. C'è qualcosa veramente, ti senti bello, insomma, sono organizzati bene. E tu paghi per tutta questa roba o è tutto pagato? No, questa è la cosa più bella della miniera. Tutto pagato? Quando stai in miniera non spendi niente, questo è bellissimo, questo è bellissimo. Penso proprio il clou. Perché quindi ti pagano un botto e non spendi una mazza. È vitto e alloggio, non spendi proprio niente, zero. I voli anche immagino che sono pagati da loro. Sì, zero. Infatti per questo qualunque lavoro fai qui in città o comunque sia ti devi pagare i trasporti o il mangiare o il dormire. Invece l'affitto. Zero. I soldi che prendi, accoccia. Invece per quello che riguarda il contare gli 88 giorni di farm, perché sappiamo che il lavoro in miniera conta per gli 88 giorni. Questa è una cosa che se uno ci vuole smarcare, questi 88 giorni è una cosa che uno ci deve prestare abbastanza attenzione, perché non tutti i lavori contano per questi 88 giorni. Il lavoro che ho fatto io contava,
perché era considerato, visto che facevo i ponteggi, quelli di construction, e quindi è come construction, però in zona remota, perché okay. nell'ambito minerario ci stanno dei lavori specifici che contano, ma tipo se stai in utility così non conta, e okay. se fai altri tipi di lavori non conta, adesso non so benissimo, però comunque sia sul sito del governo c'è scritto tutto. Praticamente ve lo lascio nel box della descrizione, il link dove è il link, cioè, della pagina del governo dove c'è scritto tutto quello che praticamente dovete sapere su come contare i giorni, le aree che valgono, il tipo di lavoro. Quindi se voi aprite quello c'è scritto, però diciamo che in breve i lavori che voi potete fare per avere questi 88 giorni per quello che riguarda le miniere sono lavori che sono solo strettamente legati all'estrazione dei minerali, quindi lavorare in cucina, fare le pulizie, quelle cose lì non valgono. Lui ha potuto contare i giorni perché era considerato lavoro di construction, e il lavoro di construction, anche quello, può essere considerato verso gli 88 giorni, anche se non fatto in miniera. Quindi voi potete fare semplicemente construction di, non so, delle case, però in aree regionali, e quello vi conta. Però bisogna sempre stare attenti, ovviamente, tipo di lavoro che fate e anche i postcode, perché è anche... esatto, quindi non date per scontato che sono fuori dalla città, allora va bene tutto. Dovete controllare che il vostro codice postale sia nella lista dei codici postali che vi dà il governo. Ecco, forse l'unica cosa che ti volevo chiedere, donne ne hai viste? Donne ne ho viste, sì, ce ne stanno molte di più nell'ambito utility, chiaramente è una cosa più leggera, ma ci stanno anche sulla miniera, e ci stanno, sì, meno dell'utility, ovviamente. Come posso dire, è una donna con carattere un po' forte, diciamo, non ci viene una donna. È voluto di questo per dire che anche quando applichi loro le cercano le donne, non è che ti escludono. Okay. Sì. Okay. Ascolta, niente, io la chiuderei qua, se sei d'accordo. Tanto sicuramente ci saranno commenti sotto questo video, e poi io magari te li passerò nel corso del tempo, così magari puoi rispondere. Dai. Niente, io sono contentissima di questa intervista, ho imparato un sacco di cose, perché io, il mondo delle miniere per me era proprio l'oscurità totale. No, grazie anche a tutti quelli che mi hanno segnalato della tua esistenza, perché io non ti conoscevo, e invece quando ho fatto questo appello, ancora cos'è, 2-3 mesi fa almeno, tutti mi hanno detto intervista Rune, è lui il tuo uomo. Detto, vabbè. Grazie Rune. Grazie a te.